Grazie, buongiorno a tutti, saluto coloro che sono collegati per questo Consiglio nazionale che, come ha poc'anzi detto il mio collega Giuseppe, si svolge in una modalità cui non siamo abituati, come non siamo abituati a tante cose che stanno avvenendo in questo periodo. Ringrazio per l'invito tutti voi, ringrazio il segretario designato Fulvio Furlan, ma la mia presenza qui oggi con voi per un giorno non è per parlare di tematiche del lavoro o dell'economia o delle nostre aziende, ma è soprattutto e con grande affetto per salutare una persona che al di là del ruolo che ha ricoperto e del motivo per cui l'ho conosciuto è stato per me un amico in tutti questi anni così complessi per la storia del nostro gruppo e anche complessi per la storia del sistema finanziario italiano. Con Massimo ho condiviso tutta la mia esperienza professionale del gruppo, ognuno nei rispettivi ruoli certamente, ma con diciamo così, uno stile, un metodo, anche un'ironia a volte nei nostri rapporti pubblici e privati, così un patrimonio unico, un patrimonio che abbiamo condiviso. E dove abbiamo condiviso, complice anche la vicinanza logistica delle rispettive residenze in Emilia, anche aspetti più familiari. Quando ci siamo incontrati, Massimo, all'aeroporto ad aspettare le nostre figlie che tornavano da paesi stranieri. Devo a Massimo e agli altri suoi colleghi delle altre confederazioni la buona riuscita, la riuscita diciamo positiva e con grandi prospettive di un salvataggio complesso di 6-7 anni fa, ovvero il salvataggio del gruppo Fonsai. È stato grazie alla partecipazione, alla condivisione di tanti aspetti piccoli e grandi che in tante notti abbiamo potuto fare con Massimo che il progetto ha potuto avere un esito positivo e oggi possiamo guardare un'azienda forte ed in salute. E mi auguro di poter avere anche con il successore un rapporto così particolare, così speciale come l'ho avuto con Massimo, perché le sfide che abbiamo davanti sono complesse, non tanto come gruppo Unipol quanto piuttosto come settore assicurativo e bancario e inquadrata in una situazione dell'economia che, come hanno già detto chi mi ha preceduto, ci vede davanti a sfide complesse. Ognuno può fare la sua parte, il nostro settore può fare una parte importante. Questo è un paese che in una fase così articolata e di evoluzione ha bisogno di parti sociali forti a tutti i livelli e in tutti i settori. Abbiamo davanti sfide delicate e nuove per tutti. Ora questa pandemia ci ha messo davanti al problema del lavoro in remoto, è stata affrontata in chiave emergenziale come tante altre cose che sono state affrontate in questa fase. Io penso che rimarrà in forme adeguate alla nuova realtà che abbiamo davanti e per questo avrà bisogno della costruzione di un impianto normativo e adeguato e per farlo
abbiamo bisogno di ragionare tutti insieme, perché di fronte alla novità il nuovo va costruito insieme. Abbiamo affrontato tante crisi aziendali, ci saranno ancora situazioni complesse, perché il settore, soprattutto quello bancario, attraversa una evoluzione ormai quotidiana, basta osservare i giornali. Lo affronteremo con la nuova segreteria, con le altre organizzazioni, come abbiamo sempre fatto, con lo spirito collaborativo e, se possibile, con quel pizzico di umanità nelle relazioni che una persona come Massimo, anche nelle fasi più delicate, anche in quelle più complesse, ha sempre saputo mettere nel proprio lavoro e nelle relazioni che ha intrattenuto con la nostra e con altre aziende. Vi auguro un buon lavoro, vi ringrazio ancora per l'invito e auguro ogni bene a Massimo per quello che vorrà fare nel suo futuro. Ciao Massimo.